Scusi tanto, signor Classe, se la disturbo. Sì, lo so. Ah, ecco, lei vede il movimento delle dame. Mi scusi, signor Classe, io sono il commissario Maigret della Polizia Giudiziaria. Commissario Maigret. Lei conosce il signor Manuel Palmarie? No, no. Abita qui sotto, all'interno 8. Sì, sotto qui. Non lo conosce. Non conosce nemmeno una ragazza che sta con lui. Sì? No. Si chiama Bosch, Josephine Bosch, è la proprietaria del palazzo, la sua padrona di casa. Sì. Allora? Ah, ho capito. Vi siete incontrati per le scale, facendo le scale, sì, ho capito. E spesso? Lei è mai sceso all'interno 8? No, no. La signorina Josephine le ha mai parlato? Parlato. Ah, beh, sì, certo. Va bene. E allora, niente altro. Grazie, signor Klaas, e arrivederla. Grazie. Arrivederla. Da quanto tempo abita qui? Da diversi anni. È un profugo belga. Ha visto com'è ridotto? Quando i tedeschi invasero il Belgio, il signor Klaas scappò con le figlie sposate e i nipoti. A due, mentre aspettavano un treno, la stazione fu bombardata. Ci furono più di 100 morti. E il signor Klaas perse tutto, figli e nipoti, e fu ferito anche alla testa. Dei due generi, uno pare sia morto in Germania in un campo di concentramento, e l'altro. Beh, l'altro è come se fosse morto perché si è risposato in America. Grazie signora, vada pure, io continuo il mio giro. Non viene a prendere l'ascensore? No, grazie perché mi fermo al quarto piano, non vale la pena, due Ben rampe di messa, scale. commissario. Prego. Jolly. Ecco, proprio quello Ecco, che poi facciamo così un altro jolly. Questo era scarto. E ho chiuso. volevo. Ecco, io ho tutto in mano. Che le cose non sono mica andate come lei potrebbe supporre, anche se l'apparenza, io capisco, sono un po' contro di me, ma guardi, quando lei è andato via, io ho cercato di convincere la ragazza a mangiare qualche cosa, ma non c'è stato niente da fare. Anzi, non ha voluto, se si è chiusa in camera per più di un'ora. E poi. Grazie. Poi, dopo è uscita fuori. In vestaglia e mi ha domandato se mi fermavo tutta la notte. No, ho detto io, verrà qui un mio collega.
E poi mi ha domandato se sapevo giocare a carte. Boh, ho detto io, insomma, così, boh, abbastanza. Ha preso un mazzo di carte, poi ha preso un paio di birre e così e abbiamo fatto una partitina. Ecco, questo è tutto. Ah, adesso fumi anche le sigarette. No, è che avevo finito il tabacco, allora ho cercato di sostituire, ma sa, non mi piace proprio tanto. Guarda, guarda che c'è il filtro lì. Ah, già. Cosa fai? Senti, ti ricordi del tuo collega Durand? Ah, Durand! Quel poveraccio che è stato trasferito in Corsica, no? Per dire. Sì, ad Ajaccio. E perché? Ricorda bene questo nome, nome di questa città. Ajaccio! Sì, capo, ma lei sì, telefona a Torrance. Digli sì. Che mi aspetti al Clou d'Orée, in Rue Fontaine. Sì. Aspetta un momento. Sì. Chi verrà a darti il cambio? La Pointe. Sa giocare a carte? Ma insomma, si difende. Vabbè, poi ne parliamo. Buonanotte. No, lei avrà capito che si tratta di un capito. Non si può pensare male per una cosa. Buonasera, ispettore. Buonasera, signor commissario. Cosa posso servirle? Il direttore. Io quello lì l'ho già visto. Non è una faccia nuova. Ma dove l'ho visto? Non me lo ricordo. Buonasera, signor commissario. Buonasera. Mi aspettavo questa sua visita oggi. E francamente ero sorpreso che non fosse venuto prima. Cosa ne dice lei di questa faccenda? Quale faccenda? Dico di Manuel, commissario. Ha un'idea di chi sia stato? Ma quando l'ha saputo, scusi? Quando? Non so. Perché? Perché i giornali non hanno ancora pubblicato la notizia. Ma sapeva già qualche cosa all'ora di pranzo? Sì, sì, mi sembra di sì. Sai, i clienti ci parlano di tante cose. No, quell'altro, il Calvados, sì. Grazie. Ti ricordi chi lo ha detto, Jacqueline? No. Ma qualcuno ve lo avrebbe pur detto, no? Io voglio saperlo. Non lo ricordo, davvero. Anch'io non lo ricordo, mi creda. Allora vediamo un po'. È stato forse il signor Mazzoletti? Mazzoletti? Chi è? Che cosa fa? Vende automobili italiane. Io non lo conosco. Tu, Jacqueline? È la prima volta che sento questo nome. Allora il signor Vignon? No, no, Vignon. Il signor Destouche? È un professore di ginnastica. Non so chi sia. Tony Pasquier. Ah, questo sì, lo conosco, è un barman del Claridge. Lo conosco bene anch'io, di tanto in tanto mi telefona per raccomandarmi qualche cliente. Ha telefonato oggi? No, no, no. Non sarà stato lui? Eh? Io? Che ho fatto io? Fila, fila. Ma guarda se può essere più sciagurato. Ma finirà, eh? Oh, se finirà! Fila. James Stewart? James Stewart? No, no. Neppure io. Vabbè, allora... Allora, Barilà, il signor Barilà. Venga, venga qua, Jean-Louis, si sieda qua vicino a me. Secondo voi, chi aveva interesse a togliere di mezzo Manuel Palmarin? Ci avevano già provato. Sì, però a quelli del Mitra gli è passata la voglia. Jean-Louis, da quanto tempo questo locale ha cambiato proprietario? Da 5 giorni. E chi è il nuovo proprietario? Io. Complimenti,
Già, complimenti. E da chi lo ha comperato? Dalla signorina Josephine Bosch. Manuel Palmariglia l'aveva ceduto. Quando? Credo 2 anni fa, non ricordo con esattezza la data. Ma l'atto di vendita lo avete stipulato davanti ad un notaio? Ma sì, certamente, tutto regolare. Siamo andati dal notaio Desgrier in Boulevard Pereir. E quanto ha pagato? 400.000 franchi. Contanti? Contanti, 400.000 uno sull'altro. E li ha presi Josephine? Sì, sì. Li ha messi in una borsa o in una valigetta? Non lo so, io sono andato via subito. Ho lasciato il denaro sul tavolo del notaio. Sapevate che anche il caseggiato di Rue des Acacias, dove abitava Manuel, appartiene a Josephine? Credevamo che fosse un pettegolezzo. Perché? Per abitudine. Qui c'è sempre gente che va e che viene. Se uno dovesse dar retta a tutto quello che sente, che si dice... Vede, signor commissario, Jacqueline è una brava ragazza e io sono una persona seria. Abbiamo famiglia, tutti e due. Il Cludoré si trova a Montmartre e la nostra clientela è molto varia. Le porte sono aperte a tutti per legge. E per legge possiamo mandar via soltanto gli ubriachi. Può accadere così che un galantuomo ubriaco venga sbattuto fuori, mentre un mascalzone lucido resta dentro. Voci sì, ne sentiamo, e tante, ma preferiamo dimenticarle. Eh, Jacqueline, non è vero? Lo stavo per dire. Chissà se Josephine ha un amante. Beh, quando veniva qui incontrava qualcuno? No, non si fermava neppure al bar. Veniva nel mio ufficio, controllava i conti, prendeva i soldi e se ne andava. E non le sembra strano che un uomo come Manuela abbia intestato tutto a Josephine, o quasi tutto quello che possedeva? Perché, commissario? Molti uomini d'affari intestano tutto alla moglie. Beh, ma Josephine non era la moglie di Manuela. Lo so, ma per lui era più che una moglie. E lei cosa ne dice, Jacqueline? Io sono convinta che anche Josephine gli voleva bene. Manuel le aveva fatto una signora, ma non credo che lei l'amasse solo per gratitudine o per interesse. Quello che ha fatto per Manuel negli ultimi anni, una donna non lo fa se non è innamorata. Jacqueline? Perdon. Chi è? Un cliente, so soltanto che si chiama... Lui, e basta. Beve esclusivamente menta, credo che abiti da queste parti. Ma era qui stamattina all'ora dell'aperitivo, verso mezzogiorno. Aspetti un po'. Sì, credo di sì, sì. Senta, Jean-Louis, visto che lei non ha ancora molto da fare, possiamo continuare la conversazione nel suo ufficio? Ma come le pare, commissario. La precedo. Beh, vada, la raggiungo subito. Va bene. Sorveglialo, eh? E se esce, seguilo. Bene, capo. Jacqueline, un altro calvados, per favore. Sì. Prego, s'accomodi, signor commissario. Allora, amico mio, vogliamo giocare a carte scoperte? Le mie carte sono sempre scoperte, commissario. Andiamo, Jean-Louis. Proprio a me lo viene a dire. Come ha fatto allora a diventare il padrone del Cludoré, eh? Senta, era un segreto, ma oramai... Quando Manuel era qui... Io venivo qualche volta a bere un bicchiere nelle ore in cui sapevo di trovarlo solo. Ogni tanto poi lui mi faceva una telefonata, veniva a trovarmi in ufficio e i nostri rapporti di affari erano confidenziali. Ecco. Era un informatore? Lo aveva sospettato? Beh, è per questo che 3 anni fa gli hanno sparato. È probabile. Beh, ma se è stato per questo non è esagerato. Manuele era furbo. Ogni tanto mi passava qualche informazione sui pesciolini, ma la rete sui grossi affari
La tirava a riva nel più assoluto silenzio, lui. Faccio portare una bottiglia di champagne, no, commissario. No, guardi che lo champagne è forse la sola bevanda che non mi tenti. Beh, allora una birra. No, adesso niente, no, grazie. Grazie, Gian Bruno. Dunque, dicevo, Manuel era molto furbo. Era tanto furbo che non sono mai riuscito a trovare una prova contro di lui. Sapeva che io intuivo, gran parte della verità, non tentava neppure di negare. Mi guardava tranquillo col suo sorriso ironico e poi, quando proprio capiva che doveva cedere qualche cosa, mi mollava una delle sue marionette. Non capisco. Sì, capisce, capisce. Che cosa vuol dire? Ho lavorato per Manuel, sì, ma qui, facendo prima il mestiere di maître e dopo quello di gestore. Però oggi, a mezzogiorno, lei sapeva già che Manuel era stato assassinato, eh? Prima ha detto che anche a lei capita di sentire qualche voce, eh? Ascoltando, che uno si forma un'opinione. Cosa ne pensa, ad esempio, delle gioiellerie? Penso quello che dicono anche i giornali. Giovinastri che vogliono imparare che finiscono col farsi acciuffare. No, no, lei sa benissimo che non sono tutti alle prime armi. Beh, si dice che ci sia alle loro spalle, quando agiscono, qualcuno vecchio del mestiere. Sì, e poi cos'altro si dice? Niente, le giuro che non so altro, commissario. Le dirò io qualche cosa di più, qualche cosa che lei sa già. Qual è il rischio principale che corrono i ladri di gioielli? Quello di farsi acciuffare quando cercano di rivenderli. Vede? Comincia ad arrivarci. Tutte le pietre di un certo valore hanno, come dire, una carta d'identità che la gente del mestiere conosce. E appena avviene una rapina, la descrizione dei gioielli è subito trasmessa a chi di dovere, in Francia, all'estero. Un ricettatore non pagherà mai più del 10, del 15% del valore reale. E quasi sempre poi, dopo un anno, due al massimo, quando il ricettatore cerca di rimetterle in circolazione, le pietre sono subito riconosciute. La polizia risale la trafila e chi ci ha messo mano paga. È così? Beh, penso che sia così. Beh. Venga qua, Gianlu, si mette a sedere qua vicino a me. Vede, ora si dà il caso che da diversi anni molti gioielli scompaiono e non lasciano nessuna traccia. Che cosa le fa pensare questo? Beh, andiamo su, andiamo Gianlu, Non si vive 20 anni, 30 anni a Montmartre come ha fatto lei senza sapere certe cose, anche se si resta un po' al di fuori, Non basta smontare le pietre, è necessario anche trasformarle. E per fare questo ci vuole, ci vuole la complicità di un tagliatore di diamanti. Lei ne conosce? No, commissario. Infatti non è facile conoscerli, per la semplice ragione che sono rari, non solo in Francia. A Parigi saranno, sì e no, una cinquantina. E stanno quasi tutti nel quartiere del Marais e costituiscono un clan severamente controllato dai grossi gioiellieri. Scusi. Pronto? Ah, sì, subito. È il suo ispettore, commissario. Sì. Sì, sono io, Toraldi. Pronto, capo. Siamo al caffè qui all'angolo. Quel tale ha lasciato il Clou Doré pochi minuti fa e ha fatto una telefonata da questa cabina. Attraverso il vetro ho potuto vedere che chiamava Etoal 4239, però non sono ben sicuro dell'ultima cifra, potrebbe essere 7, 8. Ora è seduto a un tavolino e sta sfogliando un giornale. Credo si sia accorto che lo sto pedinando. Va bene, Torrance, ci sentiamo, Posso fare una telefonata? Ma prego, commissario. Pronto, signorina, sono il commissario Maigret della polizia giudiziaria. Vorrei sapere a chi corrisponde il numero Etoile
42,39. Sì, per favore, mi controlli anche il 42,37 e il 42,38. Sì, sì, sempre Etoile. Mi richiami qui al... Montmartre 23,18. Ecco, Montmartre 23,18, subito, la prego, eh. Adesso berrei volentieri quella birra che mi ha offerto poco fa. Ah, benissimo, certo. Jacqueline, due birre, grazie. Senta, è sicuro, Jean-Louis, di non sapere più di quanto mi ha già detto sul conto di quel signor Louis? Senta, commissario, personalmente non lo conosco. Lo vedo soprattutto al bar. Qualche volta, quando Jacqueline non c'è, lo servo io. E sempre solo? Sì, sì, sempre solo, generalmente. E se ne sta zitto in un angolo. Qualche volta mi pare che sia venuto con uno o due giovanotti. Lui. Ma non sa il cognome, l'indirizzo, no? Ma no, l'ho sempre sentito chiamare così. Signor Louis. Penso che abiti qui, qui vicino, perché viene sempre a piedi. Sì, sono io. Ecco i dati che lei mi ha chiesto. Il numero 4239 è intestato alla signora Odile Vernon, Avenue Grand Armée 12. Il numero Etoile 4237 era intestato all'avvocato André Verneuil, Avenue Grand Armée 15. Il signor Verneuil ha però disdetto l'abbonamento perché si è trasferito all'estero. Il 4238 è sempre in linea, commissario. Sì, sì, dica pure. Etoile 4238? Come? Ah, no, no, non occorre che ripeta, signorina. Grazie tante. Dunque, adesso rifletta, Jean-Louis. Lei possiede un ristorante ben avviato ed è consigliabile mantenere buoni rapporti con la polizia, no? Non crede? Beh, io sono sicuro che ci rivedremo presto, Jean-Louis. Se vuole un consiglio, non parli troppo del nostro colloquio. Dica un po', le scatole di lusso le suggeriscono qualche cosa? No. Niente? No. Perché? Ma perché? Perché esiste tutta una produzione artigianale, anche su scala industriale, specializzata nella fabbricazione di scatole per cioccolatini, caramelle, confetti, profumi, eccetera, eccetera. Però deve sapere che tra questi eccetera hanno incluso anche le scatole come... gli scrigni e gli astucci destinati ai gioiellieri. Buonasera, Jean-Louis. Arrivederci, Jacqueline. Buonasera, commissario. Buonasera, commissario. Buonasera, signora. Io desidererei parlare con... ecco, con il signor Barilar. Prego, siamo ancora a tavola. Fernand, il commissario Maigret, Fernand. Molto lieto. Il commissario è già venuto oggi pomeriggio. Ha fatto il giro di tutti gli inquilini, sai, per quel signore che è morto. Ma finisca pure di cenare, con comodo, io posso anche aspettare. Sì, comodi, prego. No, grazie, preferisco stare in piedi, intanto... mi metto a guardare questi quadri, si permette? Li abbiamo comperati ad un'asta tempo fa. Ah? No, quello no, quello l'ha dipinto un amico di Fernand. Sì. È bello, vero? Sì, non capisco bene, ma è bello come colore. Ah, è molto bravo, Cristoforo, vero Fernand? Sì. Gradisce un bicchiere di vino? Sì, no, no, grazie, non si disturbi. Ma per carità.
A mio marito piace tanto, anch'io ne bevo, ma poco poco. Mi gira subito la testa. Prego. Grazie, signora. Mica tanto, sa perché, signora. Basta, 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 basta. Grazie, signora. Come le sembra? Buono. E Sancerre. Ecco. Vero, Fernando? Ho detto al commissario che noi non conoscevamo quel signore. Io non l'ho mai visto e fino a questa mattina non conoscevo neppure il suo nome. La signora invece qualche volta l'ho incontrata. Lascia parlare il commissario. Prego, signor Magretto, dica pure. Posso? Prego, prego. Sì. Il suo posto, no, signor. No, no, non si preoccupi. Grazie. Lei è rappresentante di scatole, signor Barilaro. Sì. Buoni affari? Sì. E dov'è che ha venduto scatole oggi? Nel quartiere dei Villa. Ah, ha un campionario, suppongo. Certo, i clienti vogliono scegliere. Sarei curioso di vederlo. Che cosa? Il campionario. È una curiosità un po' strana, non le pare? Beh, questo dipende dal punto di vista, signor Barilaro. Ha avuto delle curiosità come questa anche per gli altri inquilini? No, ancora no, signor Barilaro. Aggiungo che lei ha il diritto di respingere la mia richiesta. Nel qual caso io telefonerò ad un giudice istruttore molto simpatico che mi manderà immediatamente un agente con un mandato di perquisizioni. E se preferisce continuare questa conversazione nel mio ufficio del Quai des Orfèvres, lo dica subito, così lo stesso agente porterà anche un mandato di comparizione. Che succede, Fernando? Oh, niente. Tra qualche minuto il signor Maigret mi chiederà scuse. Un'ora fa, signora, ha ricevuto una telefonata? Era per me. Ah, era per lei. Un amico? No, un cliente. Un pasticcere, un profumiere. I suoi clienti sono questi, no? È ben informato, pare. Beh, sì, o forse era un gioielliere. Vuole dirmi, signor Barilaro, il nome della persona che ha telefonato? Non lo ricordo. Lo conosce da molto tempo? Chi? Il signor Louis. Non conosco il signor Louis. Se questo interrogatorio deve continuare, andiamo nello studio. Per principio non immischio mai una donna nei miei affari. Una donna? Mia moglie, se preferisce. Mi scusi, signora. Avanti, visto che non posso farne a meno, l'ascolto. Una sua frase poco fa mi ha molto divertito, sa? Sì? E che cos'è che ho detto di così divertente? Che per principio non immischia mai una donna nei suoi affari. Lei è sposato da molto tempo? 8 anni. Abitava qui prima di sposarsi? No, a Fontenay-sous-Bois. E che lavoro faceva? Quello che faccio adesso. Ho capito. Beh, vogliamo vedere questo campionario? Si accomodi. Ah, ecco qua. Cioccolatini, eh? Mm-hmm. Profumi, saponette, ah ecco qua, questo ti porta gioielli, anelli, delle colamine, astucci. Bene, senta, quante gioiellerie ha visitato oggi? 3 o 4. Orologiai e gioiellieri sono soltanto una piccola parte della mia clientela. E prende nota dei clienti che visita? No, segno l'ordinazione, poi passo in ditta e la consegno. E tiene con sé le copie, suppongo? No, le butto via, non mi piacciono le scartoffie. E così lei non ha un elenco dei suoi clienti? Mi dispiace. Bene. Per quale ditta lavora? Gelot e figli, Avenue de Gobelin. Ah, ce l'ho i figli, non dite cosa. Beh, andrò a trovarli domattina, spero che loro non buttino le scartoffie, eh?
Insomma, che cosa vuole da me? Sostiene sempre che non immischia mai una donna nei suoi affari? Anche se questa donna si chiama Josephine e abita qui a due passi. Non sapevo nemmeno che si chiamasse Josephine. Ah, però ha capito subito di chi sto parlando, eh? E sua moglie... Sua moglie è al corrente? Di che? Beh, di tutto. Del suo lavoro, del signor Louis. Le ho già detto che non conosco questo Louis. No, non lo conosce? Tuttavia, un'ora fa, il signor Louis le ha telefonato per dirle che mi trovavo al Clou Doré. Che cosa dovrei dire? Oh, niente, parlo io. Dunque, benissimo, domani andrò alla Gelot e figli, Avenue de Gobelins. Lei sa benissimo cosa scoprirò tra le loro carte. Ah, certo, certo. Nomi, indirizzi, cifre, tot scatole modello Pompadour a 150 franchi la dozzina, tot astucci, portagioielli a tanto la dozzina. È importante? È importante, sì. È importante, signor Barilar. E sa perché? Perché i nomi dei suoi clienti A, B, C, D, eccetera, io li troverò già tutti segnati in un elenco che ho in tasca. E vuol sapere che elenco è? Bini. Dovini. È quello delle gioiellerie di Parigi che sono state svaligiate in questi ultimi anni. E con questo? Io visito quasi tutte le gioiellerie di Parigi, anche quelle dei dintorni. Dovrei evitare quelle prese di mira dai ladri? Beh, un consiglio in tal senso glielo darà quando sarà il momento il giudice istruttore incaricato del caso Palmarì. Ah, perché? Palmarì si occupava di gioielli? A modo suo, sì. Anzi, le faccio una confidenza. Palmarì, nei suoi affari, immischiava una donna. Ah. Sì. Da quanto tempo Josephine Bosch è la sua amante, signor Barilar? Se questa domanda me l'avesse fatta poco fa davanti a mia moglie, le davo un pugno sul naso. Lei non ha il diritto. Io ho il diritto di fare le domande che voglio. E lei ha il dovere di rispondermi. E allora? Le rispondo no. E non conosce il signor Louis? Non conosco il signor Louis. Vabbè. Sai il numero di telefono del signor Palmarì in casa? No. No, non ho mai avuto occasione. Pronto? Pronto, sono io, Maigret. Ah, non si è capito. Che sta facendo? Chi? Come chi? La ragazza? Oh, la signorina, ma passeggia da una stanza all'altra. Non deve essere un tipo cordiale. Levati la sigaretta di bocca quando stai parlando, su. Scusi. Dicevo, non deve essere un tipo cordiale, perché ogni volta che mi guarda mi fulmina. Ha dormito? No. Ha mangiato? No. Ha tentato di telefonare? No. È venuto qualcuno? No. La Puan? No. Sì. Dico, capo, scusi. Telefona a Luca, buttalo giù dal letto, fammi il piacere. Volentieri, capo, il piacere è tutto mio. Digli di prendere la macchina, sì, e di venire qui. Sì. La macchina serve a me. Lui deve restare tutta la notte davanti al palazzo. Ma, capo, c'è Bonfils. Lo so che c'è Bonfils, ma voglio anche Luca. Bene, bene, capo. Sapere che c'è Luca in piedi, al freddo, per la strada, mi aiuta a stare sveglio. Digli che non deve perdere di vista il portone, nemmeno per un attimo. Se vede uscire un certo Fernand Barilar, deve risbatterlo dentro, intesi? Intesi, capo. Che tipo è? Aspetta che adesso lo guardo, perché qui davanti a me. Dunque, 40 anni, 1,80 m.
Capelli neri, occhi scuri. Atletico, elegante. Bello, direi. Divieto di uscita anche per la moglie. Luca la conosce, la signora bionda dell'interno 9. Ah, un'altra cosa, fa mettere sotto controllo questo numero. Etoile 4238. Pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Come chi parla? Stai dicendo sei pronto, prendi una matita qualche cosa. Ah, sono pronto, prontissimo, agli ordini. Dica, capo. Allora, Etoile sì. 4238. Ecco. Mi raccomando, eh? Sì, sì. Bene. A presto, la Puan. Arrivederla, capo. Buonasera. Immagino che lei non ha ancora niente da dirmi, eh? Andrò via fra 10 minuti, signor Barilar. E nel frattempo io le farò compagnia. Ecco qua. Soltanto un minuto, signor Barilar. E lei naturalmente non ha ancora niente da dirmi, eh? Vabbè. Allora io le auguro una buona notte, un tranquillo riposo, in attesa del nostro prossimo incontro, che sarà, spero, non meno cordiale di questo. Buonanotte. Mio marito non ha fatto niente di male, vero, signor commissario? Me lo auguro per lei, signora. Ad ogni modo bisognerà domandarlo a lui. Sa, sembra scontroso, invece di solito è così gentile. Buonanotte, signora. Buonanotte. Ah. Per augurarle la buonanotte, Josephine. Un po' tardi, ma la colpa di un signore che ho conosciuto questa sera, un certo Barilar. Abita qui accanto, lo conosci? No. Perché mi era sembrato. Beh, oggi è stata una gran brutta giornata, però. Adesso è meglio che vada via subito. La conversazione con quel signore è stata un po' lunga, ma ha detto tante cose. Peccato, sa, peccato che lei non lo conosca, Josephine. Eh sì, è veramente un peccato, perché non sa cosa perdere, Josephine. Ascoltarlo è veramente un incanto. Sì, e poi è un bell'uomo, allo stampo del seduttore. Ci resterei male se venissi a sapere che si contenta di una donna sola. Sì, la moglie è carina, mi pare un po' troppo semplice per lui. Cosa ne dice lei? Non la conosco io. Giusto, è logico. Beh, certo, sì. Chi possiede un palazzo non può mica conoscere tutti gli inquilini.
Lei poi magari, oltre questo, ne possiede degli altri, eh? Ma lo saprò domattina dal notaio Desgrier, domani alle 11. Chi si è fatto tardi? Senti un po', la qua. Agli ordini, dice. Sì. No. Sa che l'avevo sottovalutato quel signor Barilar. Ma pensi che l'avevo scambiato, si figuri, per un mercante di scatole. Invece poi chiacchierando, una parola tira l'altra, ho saputo che si interessa anche di gioiellerie. Cosa fa? No, Josephine, perché non prende un tranquillante, eh? Se ne va a dormire. Beh, adesso vado via perché devo ancora cenare. Speriamo che il signor lui mi stia ancora aspettando lì al Cludoret. Così ceneremo un po' insieme. No, lì c'è un errore, guarda. Sì, questo asso va qua. E quest'altro va qui. Allora, ecco, non tornava mai. Che occhio che c'ha lei, capo. No, ho visto subito che c'era la mancata. Ma fino a domani voglio scordarmi questa brutta faccenda. Però ho raddoppiato la sorveglianza giù al portone, sì. Sì, a qualcuno potrebbe venire la voglia di uscire, non si sa mai, allora. Per stare più tranquillo, ho disposto anche che vengano registrate tutte le telefonate del signor Barilar. Sì, così avete tutte e due il telefono sotto controllo. Non dirà poi che non l'ho avvertita. Lei non ha niente da dirmi, vero? Capo, scusi, scusi, dico, ma è tutto vero quello che ha detto? Ma quasi, la poè, quasi. Come va, signora? Sono io, sì. Era buona l'aragosta? Beh, sì, lo so. Senti, voglio farmi perdonare. Subito anche, eh? Sai come? Ti porto a cena fuori. Ma no, che non è tardi. Ma non dire niente, no, preparati subito, guarda. Alle 10, eh? Sì, passo a prenderti. Passo a prenderti con la macchina. Sì, quale macchina? Un taxi? Sì. Va bene? Donne, capo. Cosa? Dico donne. Senti. No, donne no. La Fuane, tu vuoi diventare un bravo ispettore? Sì, signor, sì. È la cosa che desidero di più nella vita, non aspiro ad altro. Vabbè, allora impara a stare zitto, eh? Ci penso, sì. Buonanotte, stai attento, a non addormentarti. No, tranquillo. Ci penso io. Allora, hai capito bene tutto? Sì, capo, credo. Come credi? Non sei addormentato ancora? Dico, mi hanno buttato giù dal letto. Adesso mi preparo a passare una bella notte in bianco. Consolati che non sarai solo. Più di uno là dentro passerà una notte in bianco. Bella consolazione. Beh, fammi passare, su. Buonanotte. Buonanotte. Beh, si fa così, per dire. Buonasera, signor giudice. Ah, ma lei, che piacere vederla.
Non aspettavo questa visita, grazie. Prego, prego, si sieda. No, no, non vorrei disturbarla. Scusa, c'è un po' di disordine, ma qui forse. No, lasci, perché? Sì, ecco, si sieda lì. Grazie, mi trattengo solo pochi minuti perché... pochi minuti perché mia moglie mi aspetta, sì. Ho promesso di portarla a un night, allora... Capisco. Anche sua moglie ogni tanto ha bisogno di un po' di evasione, eh? Un piccolo svago, un divertimento. No, mia moglie, no, cosa dice signor giudice? Mia moglie non sopporta i night, li trova oscuri, tenebrosi, poi non c'è mai stata. Capisco, è lei allora, magari, è lei che vuole distendere i suoi nervi? No, ma per carità, i miei nervi sono distesi, signor giudice, no. Ho proprio voglia di andare al night, si figuri. Assolutamente. Capisco. Ma allora? Allora perché ci vado? Lei? Capirà, signor giudice, capirà tra poco. Beh, vorrei prima farle vedere questo rapporto, guardi, signor giudice. Li ho trovati, sono due, c'è un referto, un rapporto, li ho trovati sul mio tavolo pochi minuti fa. Ecco, questo è il referto, sì, del medico legale. Del medico legale, sì. Manuel Palmarì è morto tra le 9:30 e le 10 di questa mattina. La pallottola che l'ha ucciso gli è stata sparata alle spalle, sì, nella nuca, quasi a bruciapelo, sì, dall'alto verso il basso. Grazie. E il secondo colpo l'ha raggiunto sotto la clavicola sinistra, il terzo poi è finito sulla spalliera dalla carrozzella. E chi ha sparato questi ultimi colpi si trovava davanti a Manuel, proprio così, capisce? Ecco, sì, era già morto. I proiettili sono tutti e tre dello stesso calibro, suppongo. Sì, infatti, c'è una sola persona ha sparato, se questo che vuol sapere, e ha sparato con la rivoltella di Manuel, ecco qua. Questa è la perizia dell'esperto di balistica. Vedo. Adesso vorrei riassumere brevemente le ultime indagini. Sì, sono ansioso di sapere a che punto è. Grazie. Ecco, ma si accomodi però, eh. Prego. Mi spiace che rimane in piedi. Non si preoccupi. Beh, insomma, ad ogni modo bisogna poi... Scusa, prossima volta, sarà tutta volta qui dentro. Fatto sentire. Dunque, io ho interrogato la portinaia del palazzo e ho conosciuto quasi tutti gli inquilini. E un certo Barilar, in modo particolare, come poi le dirò. Ho parlato ancora con Josephine Bosch e sono stato al Clou Doré e qui ho notato tale... Giù al portone ho lasciato anche Luca, l'ho fatto svegliare, adesso è là che passeggia. Ma come? L'ha fatto svegliare? Già dormiva? Sì. Non sono ancora le 10. Lo so, signor giudice, ma vede, Luca sono 3 anni che tenta di andare a letto almeno una volta, alle 9, dice che è una tradizione, non riesce più a tornare a casa invece prima di mezzanotte. Stasera poi gli è andata peggio del solito, pazienza, farà l'alba, insomma. Oggi io le ho detto, no Maigret? Sì. Che da molto tempo speravo di incontrarla. E sa perché? Perché sono sicuro di aver capito i suoi metodi. No, mi lasci dire. Lei parla con le portinaie, sale le scale, va a curiosare un po' dappertutto, chiacchiera con questo e con quello, passa le ore in certi locali non molto rispettabili, in bistrò malfamati, ma trova sempre quelle notizie e quegli indizi che le occorrono. Sempre. Magari senza avere l'aria di cercarli, ma li trova. E il caso, prima o dopo, è bello risolto. Sono questi i suoi metodi, è vero o no? La verità, caro signor giudice, è che lei ne sa più di me. Sì, perché nella maggior parte dei casi io improvviso. Sì, io improvviso, vado dietro al mio istinto, seguo l'impulso del momento. Oggi, per esempio, si vuole un piccolo esempio. Oggi, prima di interrogare il signor Barilar, stando alla logica, cosa avrei dovuto fare?
prendere sul suo conto tutte le informazioni possibili. Invece ho improvvisato, sono andato diritto da Barillard e gli ho detto apertamente che lo facevo sorvegliare. E sì, gli ho lasciato intendere di sapere chissà che cosa poi sul suo conto. L'ho provocato e lui si è messo sulla difensiva. Non mi ha detto niente di importante, sa, niente di compromettente, per carità, per lui o per qualcun altro, no. Non me l'avrebbe detto comunque. Anche Josephine, vede, avrei potuto coglierla di sorpresa. Non oggi, forse, ma domani, portandola di fronte a Barillard e studiando le sue reazioni per dedurre da queste se lo conosce o no. Ma cosa avrei ottenuto, signor giudice? Josephine è un'attrice, mente, dissimula, con una disinvoltura straordinaria. Adesso intanto la ragazza sa che io ho stabilito una correlazione fra lei e Barillard, sa che sono entrambi sorvegliati da vicino, che non possono né incontrarsi né telefonarsi. Ecco. Già. Mi risponda a questa domanda, signor giudice, però guardi, mi risponda francamente. Sì. Dunque, crede davvero che quei due in queste condizioni dormiranno tranquilli questa notte? Ecco, no, no, è quello che credo anch'io. E domani, quando li rivedrò, sarà come se avessero passato la notte sotto il torchio dei miei ispettori. Ah sì, con questa differenza però, che sentendosi liberi hanno ancora la possibilità di commettere qualche errore. Nelle stesse condizioni poi si trovano altre persone che forse hanno una parte, forse no, in questa storia. C'è per esempio il signor Louis, c'è Jean-Louis, c'è Jacqueline. Guardi, signor giudice, io non so nemmeno quale legame esista tra di loro, ma loro questo però non lo sanno, vede? No, non lo sanno. Io so soltanto che per ora c'è una cosa che li accomuna, ed è l'inquietudine e forse anche la paura. Ma se è paura, sono perduti. Capisco, capisco. Molto astuto, molto astuto. Non molto regolare. Io non potrei agire in questo modo. Ma comprendo la sua tattica e l'approvo. Grazie, grazie. Ufficiosamente, sì. Ma l'approvo. Grazie, signor giudice. Ma c'è mia moglie che mi sta aspettando, mi scusi tanto. Mi scusi, non ho altro... Arrivederci. Ciao, signor giudice. Meglio segui alla signora Maigret. Grazie. Scusi, signor giudice, mi ero dimenticato di dirle prima che il Nai, dove andrò stasera, è il Clou d'Orée. Il Clou d'Orée. Ah, certo, il Clou d'Orée. Ci va con sua moglie per non dare nell'occhio e per fare intendere a chi deve intendere che lei si trova là da commissario, O da privato cittadino. Da privato cittadino. Arrivederci, caro Magre. No. Arrivederci. Lei non sa una cosa, io la invidio. Sì? Se non avesse tutti quei figlioli che mi stanno già aspettando a tavola con le forchette in aria, pronti, come vorrei volentieri anch'io al night, E come? Arrivederci. 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 Buonasera. 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 No, io la tengo. Grazie. Guardano là, il Playboy, guarda come va. Com'è vestita questa? Ah, beh, queste sono le cosiddette conigliette. Credi che sia un posto per me questo? E perché no? Non è un locale per uomini soli. Questo qui? No, ma guarda quanta gente c'è, guarda. Non mi pare che gli uomini siano tutti soli. Solo, anzi, non ce n'è nemmeno uno. Appunto, no? Buonasera, signora commissario. Un tavolo? Sì, grazie, Jacqueline, grazie. Prego, prego. Tu vieni spesso qui? Io mai.
Però questa signora ti conosce? Beh, conosce così un po'. Andiamo? Eccola. Grazie, tanto. Gianni? Buonasera, signora. Buonasera, capo. Sei un bravo ballerino, Corrado. No, bravo. Sì, sì, sei proprio bravo, veramente. Capito. Sì, capo. Sei proprio bravo. E un po', balli spesso quando sei in servizio? Mai. Ah, mai. E adesso dove ti credi di essere? In licenza? Mi scusi, commissario, torno subito. Capo. Ha visto con chi è la ragazza con cui stavo ballando? Sì, ho visto. Per questo parlo, invece di sorvegliare l'uomo, sorvegliavi la ragazza. Ma veramente... con molto interesse, molto da vicino. Veramente è stata lei che mi ha invitato a ballare. C'era una mia vecchia conoscenza. Si chiama Lulu La Torpille. Fa un numero di striptease alla Boîte Verte in Piccadilly. Hai cenato? No, ho mangiato un panino dopo averle telefonato. Lui è rimasto più di un'ora in quel caffè. Poi è andato a casa a cambiarsi. Poi è tornato qui. Dopo parecchio tempo è venuta una ragazza e sono messi a tavola, hanno mangiato alcune raffinatezze. Bevuto solo champagne. 10 minuti fa io ero lì al banco a prendere un'aranciata, capo, un'aranciata. E allora Lulu è venuta a salutarmi. Abbiamo parlato del più e del meno e mi ha detto che ha conosciuto quel signore soltanto ieri sera, che non sa niente di lui. Poi mi ha chiesto di farla ballare, allora no. Beh, sì, qui, mangia con noi. Grazie, capo, ma ha capito, vero? Sì, ho capito. Permettesi. Permesso? Sei molto stanco? No. Già, infatti ballavi. Sì. Scusatemi, vi farò servire subito, con precedenza assoluta. Stasera, se posso darvi un consiglio, c'è un'ottima paella. Comincerei con dei crostini al formaggio, commissario, e berrei del tavè secco. A meno che la signora non preferisca del fuino. Come volete voi. Sì, va bene così. Allora vada per la paella e il tavè secco. Va bene, Don Ranzo? Benissimo, capo. Benissimo. Senti, Don Ranzo, devi continuare a non perderlo di vista, Sì. E fai attenzione alle tattiche dispersive. Ti ha mandato la ragazza perché occupandoti di lei dimenticassi lui, capisci? Ma l'avevo intuito, capo. Ecco, sta pronto a seguirlo. Se rientra a casa, se va con la ragazza, dovunque vadano, averti subito il che des orfebre. E ti diano il cambio per la notte, capito? E domattina presto dai il cambio tu alla Point, in casa di Josephine. E non ti stancare troppo perché domani guarda che sarà una brutta giornata. Va bene, capo, va bene. Magri. Io mi ero illusa, ma confesso. Tu non mi hai invitato a uscire con te stasera per farti perdonare di non essere venuto a mangiare la ragosta che io ti avevo preparato. Tu sei venuto qui perché qui devi lavorare. Quello che... non capisco però come mai tu hai voluto avere vicino proprio tua moglie quando in un locale come questo, ammettiamolo, via, avresti anche potuto trovare di meglio. Andiamo, signora Maigret, andiamo, cosa vai a pensare? Io sono qui con te, con Torran, soltanto per mangiare, eccomi. Ecco, intanto i crostini, signor commissario. Grazie. Si dà il caso che mangiando capiti di dover fare un po' di lavoro straordinario, questo capita sempre, no? Ma è Torrance che lavora, io no, io invece gusto questi crostini, prego. Ecco. Comme tu m'as conquise dans les rues de Venise, Venise sous la neige. Comme tu m'as séduite, les rues étaient petites, Venise prise au piège. C'était le temps du givre, mais au café Florian, Musset s'arrêtait souvent des pages de ses livres. L'hiver était bleuté, le vin doux et léger, et nous avions 20 ans.
comme la vie fut belle, j'apprenais les ruelles, Venise sous la neige. Les palais et les places, le banc sur la terrasse, Venise sous la neige. C'était le temps d'écrire, mais au café Florian, amour insolent se contentait de rire. Un hiver tout entier, nous avons écouté battre nos cœurs d'enfants. Ainsi fut notre histoire, et rose, bleu ou noir, je l'ai vécu de même. Pourquoi faut-il si vite que le temps qui palpite sépare ceux qui s'aiment? Aujourd'hui je peux rire, j'ai pleuré si souvent, mais au café Florian, je ne vais plus écrire. Depuis ce temps perdu, depuis que tu n'es plus qu'un nom dans un roman. Faccio, capo. E cosa vuoi fare? Non so. Lulu vuole ballare. Vabbè, tu balla. Non posso, signor, lei per me. Ma certo che può, balli. Magri, quale preferisci? La bionda o la bruna? Beh, se te lo dicessi non mi crederesti. No, tu parla. Tanto ormai, sai, io ho capito tutto. Tra la ragazza in minigonna dell'autobus e le conigliette dei night, io non mi stupisco più di niente. Beh, allora ti dirò che in questo momento sto facendo un po' di lavoro straordinario, sai. Dato che Torran si diverte, allora tocca a me lavorare. Scrutare le belle ragazze, lo chiami lavorare? Ma se osservi bene, signora Maigret, tra le belle ragazze vedi un uomo, ed io più lo guardo e più mi convinco di averlo conosciuto quando, non ricordo, 10, forse 20 anni fa, guarda. Mi dispiace per il conto, capo.
Oggi, dopo che lei è andato via, mi è arrivato un pettegolezzo. Forse lo può interessare. Tempo fa si diceva che Manuel avesse comprato un albergo in Rue de l'Étoile, l'Hotel Bessier. Ah, sì? Mi fa portare il conto, per piacere. E subito. Stava lì davanti a me col suo violino in quel caffè deserto e triste e freddo senza di te. Giurai di non tornarci più, invece la sera se passi mi trovi lì.